iniziamo la televisione subito perché sono problemi per il segnale. Possiamo iniziare, Massimo? Sì, sì, potete iniziare. Iniziamo. Buona serata a tutti. Benvenuti a questa penultima puntata delle iniziative che come telecitofono abbiamo affrontato, penultima perché se ne è aggiunta una all'ultimo minuto, che sarà mercoledì pomeriggio, sempre dagli studi di telecitofono. Questa sera siamo qui per parlare dell'università, l'Università Reggio Emilia. Abbiamo ospiti, diciamo, diverse persone che adesso vi presento, una a una. Sonia Masini, che è candidata per il centro-sinistra alla carica di presidente della provincia di Reggio Emilia, Franco Ferretti, che è candidato al consiglio comunale per l'IDS e, diciamo così, ipoteticamente futuro vice sindaco, sempre per il centro-sinistra unito, Carlo Baldi, candidato per la lista civica Baldi alla carica di sindaco di Reggio Emilia, Tommaso Minerva, candidato DS al consiglio comunale e docente alla facoltà di scienze della comunicazione, il dottor Pietro Bellacqua, consigliere di amministrazione dell'università, rappresentante della Fondazione Manodori, insieme al consiglio, e il professor Ogni Spisi, che è preside della facoltà di ingegneria di Reggio Emilia. Cominciamo le nostre trasmissioni, poi mi rivolgo ai nostri ospiti. Uno dei temi principali, principalmente discussi in questa campagna elettorale, è stato sicuramente quello dell'università. L'Università Reggio Emilia ormai compie 6 anni, l'accordo di programma che costituì l'università, che trasformò l'Università di Modena, l'Università di Modena e Reggio Emilia, risale al maggio del 1998. Allora si pensò ad un accordo che prevedeva un modello del tutto innovativo, che era quello rete di sedi, in cui non vi era una sede decentrata dell'università, ma in realtà due sedi che, diciamo così, si dovevano configurare come due sedi autonome, con una propria autonoma competenza, soprattutto per quanto riguarda la gestione amministrativa. E ci interessava per l'appunto fare un confronto anche abbastanza sereno rispetto a come l'università si è consolidata in questi anni, se a 6 anni dall'avvio di quell'esperienza siamo di fronte a quelle trasformazioni che poi dovevano portare per l'appunto la sede di Reggio Emilia ad essere una vera e propria sede, e quali saranno in prospettiva, visto che comunque non siamo con amministratori che governeranno la città nei prossimi 5 anni, quali saranno i compiti degli enti locali in questi 5 anni che di governo futuri, soprattutto per quanto riguarda gli accordi di programma che dovranno essere firmati ottobre-novembre del 2004 tra università e enti subventori della sede di Reggio Emilia, e anche per quanto riguarda, insomma, le dinamiche riguardanti, scusate il gioco di parole, l'offerta formativa, la futura costituzione della quarta facoltà di scienze della formazione e anche il potenziamento dell'offerta formativa. Io per esempio faccio un esempio molto banale in termini di presenza di docenti sulla sede di Reggio Emilia: ancora oggi siamo per alcuni corsi ai minimi, diciamo, requisiti stabiliti dall'offerta formativa. Per cui di passi in avanti viene ancora molti da fare, soprattutto anche in termini di vivacità culturale che l'università dovrà saper rappresentare per la città. In effetti ci troviamo un po' davanti ad un'incognita: il titolo poteva essere Reggio Emilia, ancora oggi è una città universitaria, o le trasformazioni che sono in atto sono trasformazioni di lungo periodo, per cui possiamo, diciamo così, pensare invece ad un ateneo che è in fase di trasformazione, ma che ancora oggi deve mantenere un punto di domanda quando ci chiediamo se in effetti Reggio Emilia è una città universitaria. Però questa riflessione la facciamo insieme ai nostri ospiti, che ringrazio per aver preso parte a questa trasmissione. Voi sapete che Telecitofono è una realtà nata dall'associazione studentesca SX, che è una delle associazioni universitarie che sono nate insieme all'università, per cui ci tenevamo particolarmente ad ospitare in questa sede, proprio in queste sezioni amministrative, una discussione.
discussione di questo tipo, per cui io cederò in ordine così di senso, non sono problemi agli ospiti, ai quali chiedo per l'appunto di rispondere quali sono per loro le priorità rispetto alla riflessione che faceva all'inizio sulla sede universitaria dell'economia. Credo che ovviamente ti ringrazio per aver dato in precedenza, sono appuntamento, quindi vi dovrò lasciare. E in ogni caso io vorrei commentare velocemente la realtà universitaria reggiana, che è una realtà importante che sta qualificando Reggio Emilia. Noi siamo partiti bene grazie al lavoro concertato degli enti locali, delle forze economiche e produttive, dell'università e del Ministero dell'Università, che ha dato, come sappiamo, un contributo consistente. Reggio si è consolidato, è cresciuto il numero degli studenti e soprattutto su alcune facoltà si è fatto un lavoro molto importante. Occorre essere consapevoli che si può migliorare e dobbiamo migliorare. In quali direzioni? Noi abbiamo intanto un problema che riguarda le strutture, su cui gli enti locali hanno assunto impegni precisi per ciò che riguarda la provincia. Noi abbiamo finora speso per l'università circa 22 miliardi di vecchie lire e abbiamo il progetto di completamento del campus di San Lazzaro. Intendiamo andare avanti, certamente occorreranno molte risorse, faremo la nostra parte, non potremo farla da soli perché si è calcolato che vi sia un fabbisogno di risorse finanziarie notevole e perciò penso che saranno anche altri i soggetti a cui chiederemo di dare una mano. Si era parlato con la Fondazione Manodori, noi contavamo di avere un intervento considerevole, purtroppo la situazione di stallo nella quale si è venuta a trovare la fondazione stessa non ha consentito ancora l'assunzione di ulteriori impegni precisi, vorrei ricordare che già la fondazione ha contribuito in passato. Io credo che occorrerà sbloccare quella vicenda e ripartire con un finanziamento che andrà a favore e dell'università e della sanità, perché come sappiamo gli immobili del San Lazzaro sono di proprietà in parte della unità sanitaria locale reggiana, in parte di Santa Maria, e quindi acquistare quegli immobili significa dare un nuovo servizio alla reggiana, perché si realizza, si potenzia l'università, consentendo il trasferimento alle facoltà e consentendo la costruzione di un campus che qualifica tutto il nostro territorio, e si finanzia con quell'operazione anche il sistema sanitario reggiano. Credo che soldi meglio spesi non possano essere, perché sanità ed università sono le priorità che noi ci diamo, che una comunità si attiene. Quindi andremo in quella direzione. Qualcuno ha contestato questa scelta ritenendo che la realizzazione di un campus universitario possa costituire un impoverimento del centro storico. Ora io credo che sia certamente vero che Reggio, città universitaria, debba crescere ancora. È necessario un maggiore radicamento, è necessario avere più studenti dall'esterno, perché vi sono numerosi studenti reggiani, ma questo è anche un bene. Naturalmente deve crescere la capacità di attrazione della nostra università. Credo che avere un campus però possa consentire di qualificare l'offerta, poiché le città che hanno un campus non sono certamente più indietro di altre, ma anzi è una scelta all'avanguardia. Tra l'altro il San Lazzaro è dislocato ad una distanza ravvicinata rispetto al centro storico, poi è previsto il collegamento con la metropolitana di superficie. Quindi crediamo che non vi siano controindicazioni rispetto ad un ulteriore allargamento della presenza giovanile in centro storico, ma con la caserma con i chiostri noi andiamo ad avere una presenza anche in centro importante, e credo che poi
sia nel campus che nel centro storico. Reggio appunto deve crescere come città e come provincia universitaria, perché c'è un dato prioritario che è quello della diffusione della conoscenza, del sapere, delle opportunità educative e formative per i nostri ragazzi. E ve n'è un'altra che non è secondaria come esigenza, ma è anch'essa un'esigenza primaria, che è quella del raccordo con il nostro sistema economico e io direi anche con il nostro sistema dei servizi, e cioè riuscire a collegare il sistema delle nostre imprese con la ricerca universitaria. Abbiamo un'esperienza d'avanguardia che è quella della meccatronica e quindi abbiamo già avviato esperienze molto positive. Credo che non ci dobbiamo accontentare, c'è un sistema di piccole e medie imprese che deve essere aiutato nella sfida mondiale, nella competizione mondiale ed europea, e deve essere aiutato ad aggregarsi, ma anche a produrre ricerca. E non, queste imprese non possono ovviamente farlo da sole. Occorre che l'università nel suo complesso possa dare risposte tenendo conto della diversificazione dei settori, perché il modello reggiano dell'economia ha settori che sono diversificati, quindi non c'è solo la meccanica, ma abbiamo altri settori sui quali si può applicare una ricerca scientifica e un lavoro molto sinergico. Grazie.
due cose. Cioè, intanto a Reggio le scelte di accordo che sono stati fatti sia col Ministero che con Stato di Modena nel suo tempo erano molto precisi. Cioè, da una parte la comunità è già stata impegnata con risorse per creare strutture adeguate all'università, dall'altro dovevamo realizzare una università che aveva questo principio delle reti di sedi, cioè delle sedi che avevano l'aspetto dell'autonomia, però autonoma e anche il bilancio autonomo, con gli accordi stipulati con la loro struttura municipale, con la struttura che c'era per zona ministeriale, e quindi con una reciproca autonomia integrata da un nuovo momento della sua stessa. Quindi posto docente di Gemiglia, un certo numero di posti studenti, strutture amministrative adeguate per tutto questo Gemiglia. Purtroppo a Reggio queste cose ancora oggi non sono attuate e mi auguro che specialmente con la riforma statuto già di Modena e Gemiglia venga recepito questo impegno contrattuale che erano gli elementi di base perché la struttura universitaria a Reggio, che nasceva dal corso. Nasceva già da un insediamento che aveva sulla radici da 4-5 anni, un insediamento che nasceva da una parte con un piccolo corso di laurea e dall'altra da Bologna con la facoltà di ingegneria, con il corso di laurea di ingegneria gestionale. Su queste radici, su questo humus, si era formato, si innestava questa nuova struttura che dà prestigio sia all'Università di Modena che a Reggio Emilia, le città di Modena e Reggio Emilia. In pari tempo, come si vedeva il disegno progettuale sulla Reggio Emilia, per non fare confusione, sento qualcuno che parla, ma vedo che non sempre conosco cose in profondità. Due cose. Uno, una attivazione forte del centro storico. L'attivazione forte del centro storico è una sede della sistemazione del più che è in corso di produzione ed eventualmente anche con l'intervento dei chiostri San Pietro. Così che avesse una sua struttura universitaria, un centro storico valida e efficiente. E dall'altra l'attivazione di un campus, quindi di San Lazio, che completava questo processo universitario. Perché se avesse da una parte un campus con alloggi per studenti, Summer School e un centro anche di ricerca e direi con facoltà tecnologiche. Dall'altro in centro storico perché ormai le università nel mondo che hanno successo sono quelle che hanno anche le radici nel centro storico e quindi la Clara Mazzucchi e la Cosa San Pietro completavano questo processo con due obiettivi. 4.000 studenti la prima fase, 8.000 la seconda. I 4.000 sono stati raggiunti. Mi sembra che i contenitori, diciamo, del centro storico stiano per essere ormai attuati, completati, manca sicuramente per lungaggine che sono principalmente colpa anche di noi reggiani per il problema del comparto San Lazzaro, che sicuramente va portato a termine con tempi non politici. Cioè bisogna che ci mettiamo in testa reciprocamente due cose. Da una parte l'università deve rispettare gli impegni che ha preso e purtroppo tutt'oggi non li ha rispettati completamente, che vuol dire creare effettivamente le sedi come eravamo d'accordo, reti di sedi, perché quando manca, di quando uno risponde agli impegni che ha preso viene a mancare la motivazione e quindi una cosa che avvertiamo in Emilia è che è venuta a mancare un po' quella tensione che è stata la base per la costruzione, per la nascita dell'Università di Gemiglia, che ha coinvolto oltre le istituzioni pubbliche, cittadini, risorse da ogni parte in questo modo. Dall'altra, noi come città bisogna che rispondiamo con scadenze non politiche ma tecniche, quindi bisogna che alla fine diamo una risposta precisa sulle scadenze, non possiamo dire stiamo affrontando San Lazzaro, stiamo affrontando qui l'USL o meno, quando in realtà i tempi precisi non esistono e se non esistono tempi precisi vuol dire dare dei grossi danni alla crescita, alla formazione del polo universitario reggiano e poi alla fine anche quindi condizionando il suo sviluppo stesso con grandi disagi. Il secondo problema, se quindi da una parte risposte precise, dall'altra se portiamo avanti, se l'Università di Modena e Reggio Emilia porta avanti gli impegni contrattuali fatto, quindi reti di sede, alla fine bisogna che pensiamo a qualcosa in più, quindi l'impegno di risorse che si danno alla università. In secondo luogo, che risposta diamo agli studenti? Ora, una università non è un'università perché non è una post media. Non è la post liceo, è una struttura universitas, è una struttura che deve coinvolgere i clerici vagantes del Medioevo, cioè studenti che vengono, ricercatori studiosi che vengono possibilmente da ogni parte del paese e possibilmente anche del mondo. Per poter avere questa miscela di cervelli, di idee, di ricerca ci vogliono strutture adeguate. Quindi strutture non sono solo le aule, non sono solo gli immobili e gli uffici per i docenti, che sono una cosa molto importante, ma ci vogliono college.
bisogna che creiamo qualcosa che possa ospitare ricercatori e studenti. E i college non si fanno solo nel campus, i college si fanno anche, anzi prima di tutto, in centro storico. Quindi noi in centro storico bisogna, oltre a quello che è in progetto sul campus, cioè Villa Marchi, bisogna ricreare anche una struttura, un college in accordo con la Curia. La Curia ha diverse strutture che si possono fare, non inventando nuove costruzioni, perché lo studente, il clerico, vive fondamentalmente il centro storico, che ha due funzioni. La prima è perché lui vive meglio, la seconda forse ha un contributo anche a migliorare il centro storico, perché il giovane studente, il ricercatore, lo studioso meno, che vive in un ambiente a costi contenuti e funzionale nel centro storico, crea una sua vita. Ho detto questo perché se noi diamo questo tipo di messaggio, ma diamo risposte con tempi tecnici, tempi da ingegnere, non tempi invece da politico, in questo caso possiamo anche pretendere qualcosa in più. Qual è qualcosa in più? Quando ho detto degli accordi all'università, gli accordi erano molto precisi. Quando ho parlato di sedi, vuol dire anche posti per docenti, se di Reggio Emilia, non gente che arriva con la valigetta perché ha il posto a Modena, vuol dire anche posti amministrativi, vuol dire quindi avere gente che, oltre che portare a Reggio la sua cultura, la sua preparazione, questo dobbiamo solo ringraziarli, io li ho qui presenti e ci tengo a ringraziare personalmente il professor Bisi, che ho ammirato per la sua grande qualità nel condurre con successo la facoltà di ingegneria a Reggio Emilia, quando qualcuno non vuole la facoltà anche della sua università, vuole solo un corso di laurea, in questo caso devo dargli solo atto, però abbiamo bisogno di gente che la viva la città, almeno la prima fase, che vada a pranzo con gli amici della città, che sente le problematiche che ci sono, che venga a litigare in comune e in provincia. E molte volte uno studioso, un ricercatore che viene da altra città, viene qui per fare qualche lezione, poi fugge, non sempre ha il tempo per partecipare attivamente a questa crescita, perché la università costruiamo insieme, cioè non la costruisse solo, purtroppo, la didattica, la costruisse, non la costruisse solo un bravo sindaco, un bravo presidente della provincia, la costruisse una città nel suo complesso. Poi, quando ha raggiunto il suo obiettivo, alla fine il problema si normalizza meglio, perché la costruzione è molto importante. Finisco perché non voglio tenervi più per lungo ancora. L'altro è la ricerca e come va fatta. Intanto io ho sostenuto dall'inizio, quando avevo certe responsabilità, che non potesse essere un'università solo al servizio delle imprese. A mio avviso è un grossolano errore. L'università ha la sua autonomia, sia in ricerca che nella formazione, anche perché, secondo un principio che viene avanti negli Stati Uniti, un tempo si formavano negli Stati Uniti i super specialisti, adesso invece il principio qua negli Stati Uniti è despecializziamo gli specialisti, cioè si capisce che l'uomo è l'humanitas, va a 360 gradi, e allora noi, oltre a certi corsi, vedi materia ingegneria gestionale, che è un corso direi già che ha questo taglio diverso di collegamento di diverse discipline, però anche l'Università Reggio, dato che non vogliamo fare una città monofase, è un'università che pian piano deve avere l'arco un po' più grande, a 360 gradi, e non solo. E i centri di ricerca, che dobbiamo sicuramente alimentare e farli funzionare, non devono essere finalizzati solo a quelle imprese che sono a Reggio Emilia secondo il loro stile, perché questo vuol dire lavorare sul passato. Invece l'università ricerca sul futuro. Il futuro, la società ha dei cambiamenti continui, dinamici. Molte volte quello che è vero oggi non è più vero fra una settimana. E allora, secondo me, attraverso il processo di globalizzazione in atto, dove una certa economia reggiana è un'economia che in parte è superata, è obsoleta, che avrà sicuramente un travaso in altri paesi in via di sviluppo, alla fine bisogna inventare idee e cose nuove che vanno nel settore umanistico, che vanno nel settore anche della comunicazione. Ecco. Poi l'altro punto è la qualità. Noi come reggiani pretendiamo che la città a successo sia qualità. C'è un grande docente, anche se ha una tenda del deserto, attiri studenti. Noi su questo punto vorremmo che ci fosse molta qualità. E il giudizio che c'è all'esterno, su alcune facoltà c'è un giudizio ottimo, su altre un po' meno. E allora qui purtroppo bisogna che ci guardiamo in faccia. Cioè il dialogo fra istituzione pubblica e università, che c'è un dialogo fra istituzioni autonome, però che insieme contribuiscono a far crescere una città, su un dialogo dove ci si confronta. Infatti in questo programma abbiamo previsto che vorremmo dall'esterno, anche se non è il suo compito, avere un monitoraggio. Monitoraggio nel senso di poter verificare anche, ad esempio, qualcuno, capire come si può fare, aiutare certe facoltà o certi corsi perché raggiungono quello standard di qualità tale che permetta di attirare studenti da Varese, da Reggio Calabria o anche da New York a Reggio Emilia, perché qui
abbiamo il massimo. Se ci sono bisogno di risorse, credo che potremo tutti impegnarci, perché noi stessi abbiamo detto uno dei primi punti sui quali una città si gioca sul futuro è l'istruzione. E quindi credo che gli investimenti, oltre al welfare, vanno fatti in questo settore, perché se lo facciamo bene lì, noi avremo un futuro migliore. Se lo sbagliamo, sicuramente il futuro pagherà un grosso prezzo. Grazie. Benissimo, ringraziamo il dottor Baldi, il quale ha, diciamo così, avuto il merito di aprire la discussione su alcuni temi. Questa sera abbiamo con noi anche docenti, come penso Tommaso Minerva, che afferriva prima la facoltà di economia di Modena, che insieme a un gruppo di docenti significativi di quella facoltà hanno deciso di impegnarsi sulla sede di Reggio Emilia, costituendo quella che poi è divenuta la terza facoltà di scienze della comunicazione e dell'economia, al quale direi insomma di raccontarci un po' come è nata questa facoltà e sicuramente da questo punto di vista il corpo docenti e insegnanti, come si trova nella sede di Reggio, quali problematiche ha vissuto e perché avete scelto di venire qua creando una nuova esperienza così importante sia in termini di studenti iscritti che in termini di settori scientifico-disciplinari che state affrontando come facoltà. Grazie Rinaldi. Risponderò senz'altro alla sua domanda, non prima di fare qualche precisazione e di sottolineare alcune delle affermazioni che sono state fatte precedentemente, però partirei da questo. Reggio Emilia ha già una sede universitaria consolidata, piccolina, con due strutture, con due facoltà molto ben consolidate e con dei tratti molto ben definiti. Sono impegnate entrambe con anche la facoltà di agraria e la quarta ipotetica facoltà di scienze della formazione in progetti di ricerca di carattere europeo e internazionale, coinvolgendo cervelli e studiosi dagli Stati Uniti. Faccio un esempio: noi abbiamo attualmente un grossissimo problema, sciocco di normativa. Abbiamo un docente americano che vuole venire a insegnare, o perlomeno vuole venire a passare un anno a Reggio Emilia. Bene, la legge Bossi-Fini glielo vieta perché è un extracomunitario. Sono 6 mesi che stiamo lottando perché questa persona possa venire in Italia a far ricerca, a portare la sua esperienza. Le normative italiane, il governo italiano ce lo impedisce attualmente. Quindi, se questo è il quadro di riferimento all'interno del quale ci muoviamo per catturare cervelli, è fallimentare già dall'inizio perché le norme attuali non ce lo consentono o non ce lo consentirebbero. Ancora, quello che c'è da fare è certamente lavorare sulle strutture, ma le strutture in relazione a aule, laboratori, sono in cantiere e saranno pronte per quanto riguarda Caserma Zucchi tra pochi mesi, speriamo tutti. Per quanto riguarda San Lazzaro, forse più in là, certamente c'è bisogno di tempi certi, non da ingegnere, di tempi certi per la definizione di queste aree, però sono progetti già messi in cantiere dalla passata amministrazione con un dispendio di energie abbastanza ingente. E faccio un inciso: per quanto riguarda la nostra esperienza della Facoltà di Scienze della Comunicazione, è una facoltà che è nata in 6 mesi, non in 13 anni, in 15 anni. Il progetto è stato presentato agli enti locali in maggio 2001, in novembre 2004, pur tra molte incertezze, tra molti punti non ancora messi in chiaro o traballanti, la facoltà è partita con 2000 studenti. Questo significa che la possibilità di realizzare delle opere, di realizzare progetti in tempi certi, rapidi, c'è, sono esperienze già fatte, esperienze già consolidate. Quindi l'insediamento universitario è già nato, perlomeno sta nascendo, c'è un core abbastanza consolidato, come pure le relazioni con le imprese, il centro sulla meccatronica, di cui Bisi è un importante esponente, è un centro
assolutamente qualificato, un centro importantissimo nella città di relazione tra università e impresa, capace di portare l'innovazione dall'università verso l'impresa e viceversa, dall'impresa verso l'università. Secondo me bisogna fare un salto di qualità. Il salto di qualità non è quello di, e anche, non è soltanto quello di investire sulle risorse, investire sulle strutture, investire sul rapporto tra imprese e città, quanto investire sulla qualificazione dell'integrazione tra università e città per fare in modo che siano quasi la stessa cosa, che siano fortemente integrate, che vivano di vita simbiotica queste due strutture, che si parlino, che la città sappia cosa fa l'università e l'università sappia cosa fa la città, che si crei quell'ambiente, a cui faceva riferimento Baldo opportunamente, di humus per la crescita culturale, fare in modo che i giovani, che i 4.000 studenti che abbiamo, possano trovare certamente il posto alloggio in collegio, ma punti di incontro, occasioni per sviluppare la loro creatività, occasioni per innovare, occasioni per sperimentare, farli diventare protagonisti della vita cittadina. Questo secondo me è assolutamente fondamentale. Una città universitaria ha e deve avere tra i suoi punti qualificanti il riconoscimento dell'importanza strutturale e fondamentale dei suoi giovani, dei suoi studenti, metterli nelle condizioni di poter agire, poter sperimentare, potersi incontrare. Per quanto riguarda invece la nascita della Facoltà di Scienze della Comunicazione, per rispondere brevemente a Nando, quello che ci ha guidato è esattamente ciò che si auspicava Baldo in futuro, però è già stato fatto, cioè il fatto di venire a Reggio Emilia, perlomeno un'esperienza c'è già, poter venire a Reggio Emilia per insediare a Reggio Emilia una presenza culturale, formativa, di ricerca, innovativa, nuova rispetto a Modena, con docenti che avessero voglia di sperimentare le proprie professionalità, di mettere a disposizione le loro idee in una città nuova, su un greenfield, e investire su questa città, non su un'altra. Tutti noi, il gruppo che è venuto a formare Scienze della Comunicazione, siamo tutti docenti, nella maggior parte dei casi, che facevano riferimento alla facoltà di economia di Modena, abbiamo deciso di investire sull'insediamento di Reggio Emilia. Non perché ci fa più comodo stare a Reggio Emilia, perché qui avevamo la possibilità di poter sperimentare. E questa è una cosa fondamentale, perché volevamo radicare una presenza in questa città. Questo è un modello che può essere seguito anche per altre espansioni possibili, cioè fare in modo che la città si espanda su gruppi di persone che hanno voglia di radicare la propria esperienza in questa città. E il salto di qualità, spero, verrà fatto quando questa facoltà che si trova in periferia possa essere portata in centro e in centro con i 50 docenti attuali, i 2.500 studenti, i 30 docenti bloccati dalla Moratti che non si riesce a far assumere. Teniamo presente che questo fatto, che Reggio Emilia è sottodimensionata rispetto ai numeri di docenti, anche perché, per quanto ci riguarda, 20 docenti già possibilmente in ruolo, già vincitori di concorso, non possono essere assunti da un anno e mezzo a questa parte. La Moratti sta procrastinando questo termine per un altro anno, quindi per il 2005 non potremo assumere nuove persone e dobbiamo far riferimento al docente con la valigetta che viene, fa lezione e va via, perché non possiamo avere quei 20 docenti che hanno deciso di investire in questa città. Questi sono anche gli altri problemi sui quali dobbiamo riflettere e sui quali anche la città deve porsi qualche interrogativo. Benissimo. Una delle caratteristiche, almeno della nascita dell'Università Reggio Emilia, è stata la coralità di soggetti che insieme hanno deciso di investire su un progetto ambizioso, la nascita di una
università per l'appunto. Tra questi soggetti, oltre agli enti locali, provincia, comune e oltre a un'istituzione dotata di propria autonomia, l'Università di Modena, vi sono state anche realtà territoriali importanti quali la Camera di Commercio, l'Associazione Industriali, per fare alcuni esempi, e anche la Fondazione Manodori. Questa sera abbiamo qui con noi Pietro Bevilacqua, che ha rappresentato nell'ultimo biennio in Consiglio di Amministrazione dell'Università la Fondazione Manodori, al quale per l'appunto chiediamo la vera forza, almeno diciamo così, questa è una riflessione anche, la vera forza di questa università è forse quell'elemento che è un po' venuto a mancare, come ricordava Baldi, è stata proprio la tensione e anche la capacità di incontrarsi su questo tema tra i soggetti nell'ultimo periodo. Chiediamo se per l'appunto a lei se vi è bisogno di rilanciare questo impegno, di rilanciare anche un impegno per esempio nella realizzazione di uno studentato, cioè di una casa dello studente all'interno del campus del San Lazzaro, una degli impegni che vedeva anche attiva la Fondazione Manodori, oltre per l'appunto a una riflessione aperta sui temi così come si è fatto fino adesso. Grazie. Ma io su questo spunto, di cui ringrazio Rinaldi, vorrei riprendere le considerazioni appena fatte da Carlo Baldi, che ha detto, come anche citato chi mi ha preceduto, un'università che vive la città, una città che parla con l'università. Allora, prima di parlare con l'università, la nostra città, e anche per lo stimolo, no, che coralmente, come ha ricordato Rinaldi, è emerso da tutti i soggetti, ma anche con la forza che Baldi ha avuto di incollare questo stimolo, no, in una realtà unica che fosse interlocutore forte, no, la città appunto ha saputo rapportarsi con la loro Università di Modena, no? Trovando una modalità, diciamo, di dialogo che ha sortito un successo, il successo che è stato ben dipinto, quand'anche non completo, ma chiaramente un successo che è stato ben dipinto. No? Questo successo è stato frutto appunto di un lavoro corale. Il lavoro corale si è appoggiato, come si dice adesso, no, su un tavolo, no, che ha unito tutti questi soggetti e che ha saputo guidarli insieme ai risultati che ci sono stati descritti. Dopo di allora si è forse ritenuto, ma questa è una domanda e contestualmente anche una considerazione, si è forse ritenuto che di questo tavolo non ci fosse più bisogno. Il che ha portato, a mio parere, ad un significativo aumento delle difficoltà di dialogo con l'università da parte del territorio, dove i soggetti territoriali, sia pubblici che privati, economici, associazioni, hanno dovuto reinventare, nelle diverse situazioni in cui questo veniva necessario, reinventare il tavolo del confronto, il tavolo del dialogo con l'università, no? Se in taluni casi questo è stato anche supportato da strumenti, come ricordava Rinaldi all'inizio, ad esempio l'accordo di programma, strumento della concertazione tra soggetti pubblici, no? L'accordo di programma che sarà auspicabilmente ripreso alla fine di quest'anno, però non sempre questi luoghi hanno trovato spazio, hanno trovato corpo. Conseguentemente io una prima considerazione in merito alla questione della coralità del rapporto tra città e università mi permetto di porla come elemento di discussione, elemento di approfondimento, perché ho la percezione che manchi qualcosa e mi spiego ancora meglio. In molte realtà, in molte città, di piccole o medie dimensioni che come la nostra hanno nel tempo maturato la necessità
di avere nel proprio seno un'università, si sono create varie strutture di vario tipo che sono diventate strutture stabili di dialogo tra il mondo cittadino e l'università, ad esempio i consorzi universitari, ad esempio nel caso di Vicenza fondazioni, ad esempio varie realtà anche con forme societarie diverse. Queste figure diventano un momento di forte semplificazione dei rapporti tra il contesto cittadino e il mondo universitario, e questa semplificazione in generale è foriera, come nel caso del Consorzio Universitario di Verona o del Consorzio Universitario di Udine, è foriera di risultati importanti dal punto di vista, ad esempio, del raccordo sul tema della ricerca tra università e soggetti economici, importanti ad esempio sul punto di vista di scelte condivise, concertate, no? Importanti per dare una proiezione in avanti ai servizi di vario tipo che l'università può rendere al territorio e allo sviluppo, no? E questa è una prima considerazione, quindi, che mi permetto di porre, no? Per quanto riguarda il tema della ricerca, ecco, indubbiamente anche su questo tema nella nostra città sono maturati dei successi importanti che hanno visto il concorso di soggetti diversi che, ripeto un termine che secondo me è un termine chiave, coralmente, no? Hanno portato coralmente a generare risultati importanti, no? Ecco, sul tema della ricerca una considerazione, no? Che mi permetto anche autocriticamente, no? di fare è quella relativa ad una sinergia maggiore che possa in futuro svilupparsi tra università, soggetti economici e la locale Fondazione Cassa di Risparmio, perché sino ad ora sicuramente le politiche che sono state condotte dalla Fondazione non hanno privilegiato questo aspetto, così come poteva essere fatto in modo più deciso e più marcato, no? Parallelamente, questa è una considerazione che mi sento di fare in qualità anche di membro del Consiglio d'amministrazione dell'Università di Modena e Reggio, parallelamente mi sembra che possano essere da parte dell'università potenziati gli strumenti per quanto riguarda il fundraising che a livello di ricerca possono essere attivati, e questo aspetto è un altro sul quale un rapporto sinergico e corale con i soggetti territoriali credo possa essere utile ed importante. Credo che per questa prima tornata posso... Scusiamo questi problemi dovuti al microfono. Mi sono scordato di ricordare che ci ha abbandonato Sonia Masini perché era attesa in un altro appuntamento, e mi sono anche scordato di dire che per l'appunto Carlo Baldi era anche... diciamo così, era già presidente dell'allora Reggio Città degli Studi, che era la società partecipata tra queste diverse soggettualità che abbiamo ricordato, enti pubblici, società più o meno private, che aveva inizialmente dato vita all'esperienza bipolare dell'Università di Modena e Reggio Emilia. Io lascerei ora la parola al professor Bisi, il quale è stato il primo preside della prima facoltà di Reggio Emilia, cioè di ingegneria, e anche membro importante dell'organo maggiore dell'università, il Senato Accademico. Come ha vissuto in questi anni l'esperienza dell'università bipolare e se, diciamo così, dalla sua posizione privilegiata ritiene che questo modello si
stia andando verso, diciamo così, una piena consolidazione, o seppure vi sono ancora degli aspetti aperti su cui riflettere, su cui anche questa campagna elettorale ci può aiutare. Io credo che fino ad ora si sia svolto un buon confronto di alto livello e che potrà aiutare, al di là di chi risulterà vincente in questa tornata elettorale, potrà aiutare i prossimi amministratori a riflettere su una... Avete convenuti tutti, io parlo da rappresentante degli studenti, avete convenuto tutti che questa sarà la priorità su cui si giocheranno molte delle sfide di sviluppo della città. Per cui lascio per l'appunto la parola a Bisi, il quale ci potrà aiutare a capire meglio anche i processi aperti e le tematiche che riguardano il nostro Ateneo. Grazie. Ovviamente io sono ottimista, se non fossi ottimista non farei il mestiere che ho fatto in questo periodo. E che è stato complesso, perché fare un Ateneo bipolare non è una cosa semplice, è un'innovazione, si è usato anche molta così sano empirismo. Certamente si sono fatti errori, cioè se io tornassi indietro senz'altro aggiusterei parecchie scelte personali, oppure cercherei di modificare scelte che abbiamo fatto assieme come Ateneo. Tra l'altro non è stato, forse a noi sfugge, solo questi 6 anni sono stati gli anni dell'Ateneo bipolare, che non è una cosa da poco, ma sono stati anche gli anni dei nuovi ordinamenti didattici, che è stata anche quella una grossa innovazione. Noi ad esempio siamo partiti per primi via sperimentale, cioè fare un ingegnere in 3 anni a 22 anni, cosa importante. Io l'ho detto settimana scorsa in una riunione di rettorato, ingegnere a 22 anni è una cosa meravigliosa per lo studente, è una cosa bellissima per il sistema produttivo, che forse non si è ancora reso conto di questo prodotto, ma è senz'altro. È una maledizione per chi deve organizzare il curriculum didattico. Quindi non è una cosa semplice, però secondo mio parere siamo riusciti a ottenere dei curricula didattici seri che fanno uscire delle persone serie, che possono uscire e andare subito nel mondo del lavoro, oppure possono proseguire per una specializzazione più forte, e anche questa specializzazione ulteriore, questo approfondimento ulteriore è molto difficile da impostare. Stiamo molto lavorando su questo, quello veramente deve essere qualcosa di livello europeo che attiri studenti anche dall'estero, quindi ad esempio concorsi fatti in inglese, cose di questo tipo. Entrambi i due aspetti, Ateneo bipolare e nuovi ordinamenti, sono stati complicatissimi. Si è lavorato a tempo pieno e qualche risultato si comincia a intravedere. Sono già stati richiamati il 25% degli studenti, 1 su 4 dell'Ateneo sono di questa sede, che non è poco. I docenti sono molto meno. C'è quello che ricordava Minervi, il blocco delle assunzioni del pubblico impiego, ci siamo cascati anche noi. Non è semplice essere competitivi con un blocco di pubblica amministrazione, con un blocco delle assunzioni, noi cerchiamo di esserlo. 10% dei docenti, anch'io, anche la facoltà di ingegneria, molti docenti in attesa di presa di servizio, in parte anche una fortuna, dobbiamo dirlo, perché non saprei dove metterli, non abbiamo gli spazi, abbiamo gli studi. Però nel complesso il messaggio è positivo, la gente che viene qui è gente giovane, si è impegnata, ha messo la propria sfida professionale in questa scelta della nuova sede a Reggio Emilia, capisce tutte le potenzialità che ci sono, molti vivono alla città, anche se magari hanno la casa, che ne so, in Romagna, hanno l'appartamento qui, stanno qui tutta la settimana, molti giovani di Reggio che si laureano poi proseguono qui da noi, saranno i nostri futuri ricercatori, magari alcuni dei nostri futuri professori, è qui così che nasce una città universitaria. Senz'altro dobbiamo cominciare a fare dei bilanci, non ne abbiamo fatti molti e qualcosa va fatta, perché di errori, di limiti ne abbiamo fatti tutti. Ed è interessante questa idea di un processo di valutazione, perché noi vogliamo due cose, la piena autonomia
e vogliamo le risorse, però è chiaro che abbiamo bisogno poi anche di essere valutati in maniera seria, in maniera trasparente, e questo non è da poco. Ci sono alcuni punti chiave che voglio richiamare. Questa città ha voluto, fortemente voluto, fortissimamente voluto all'università. E noi non abbiamo, io non ho mai avuto problemi a interagire con la città. Ci ho sempre trovato porta aperta. E questo è un messaggio non da poco. Con la città a tutti i livelli, con l'ospedale, con Reggio Children, stiamo facendo col mondo produttivo, abbiamo fatto infiniti progetti assieme. Noi eravamo i primi come facoltà di ingegneria in Italia ad avere le percentuali sui nostri studenti che facevano tirocini anche quando non era obbligatorio presso le imprese. Fin dall'inizio il 60% dei nostri studenti, adesso sono tutti, il 95% dei nostri studenti fa tirocinio presso imprese, ma le altre facoltà, ingegneria per l'Italia, fanno molta fatica ad avere le porte aperte delle imprese. Noi abbiamo l'entusiasmo, noi abbiamo i tutor aziendali che quando c'è la discussione a tesi vengono a parlare dell'entusiasmo con cui hanno accolto questi studenti e quasi sempre dicono che il lavoro è andato molto bene, che loro o l'hanno già assunto o pensano di assumerlo a breve. Quindi la città ha risposto benissimo ad un'università che voleva. C'è Reggio Emilia Innovazioni, una struttura che può essere molto importante per le imprese e anche per l'università. Però se non vogliamo solo essere ottimisti, ma cerchiamo di inquadrare quelli che sono i punti critici, qualche considerazione va fatta. Prima, qualunque territorio, soprattutto se ricco, fa qualcosa oggi nel campo dell'innovazione, della ricerca. Qual è quella città che non si pone questi problemi? Qual è quella città, soprattutto se fa parte della zona ricca del mondo, in cui dice il domani è la competizione sulla tecnologia e sull'innovazione, o siamo lì, o siamo in grossa difficoltà? Allora, Reggio, se vuole essere fra i primi, se deve essere un buon competitore e ricca, deve riuscire a primeggiare, a non essere nella media, ma essere un pochino davanti alla media. Nel passato la mia impressione è che qualcosa in questo campo è stato fatto, cioè Reggio con l'iniziativa attorno a Reggio Città degli Studi ha fatto veramente un lavoro corale, cioè lo sforzo corale di questo territorio è Reggio Città Universitaria. Ora io con franchezza dico che questo è un risultato in parte raggiunto. E io me ne accorgo del fatto che molti considerano città universitaria raggiunta, poi con tutti i limiti e difetti, ma è un obiettivo raggiunto. Allora, il problema può essere Reggio città universitaria, diciamo così, la parola d'ordine per il domani? Secondo il mio parere, e non è sufficiente, perché non ha più quel mordente del passato. E non mi attira nemmeno tanto il discorso quali quante nuove facoltà facciamo, perché ce n'è già un certo numero. Il problema terribile è la qualità dell'esistente, cioè riuscire a fare qualcosa di appealing, di attraente per le competenze. Cioè io penso che il passo successivo è città che attrae dei talenti di qualunque tipo, mica solo ingegneri, mica solo meccatronici. Cioè dobbiamo essere in grado che uno studente spagnolo o dei paesi dell'est, che ce ne sono tantissimi, polacco, romeno, ungherese, che hanno delle ottime competenze di base, faccia la scelta di venire a studiare o a lavorare nei livelli competitivi qui a Reggio Emilia, città che attrae talenti. Allora questo per me potrebbe essere è la sfida della qualità che ci aspetta subito. Cioè non dobbiamo accontentarci solo di allargare il nostro numero di studenti, ne abbiamo già anche 4.000, non sono pochi, e naturalmente cresceranno, arriveranno 6.000-8.000. Il problema è che siano una presenza di forte qualità, cioè il problema è che sia questo territorio attraente non solo per gli studenti di questa terra, ma per studenti di altre regioni che magari fanno una laurea triennale a qualche altra parte, ma che decidono di venire qui per fare la laurea specialistica, oppure per fare il dottorato di ricerca, oppure che per lavorare presso Reggio Emilia Innovazione. Questa secondo me è la sfida che ci attende nei prossimi anni, quindi sul versante della qualità.
Direi che ora è giunto il momento di lasciare la parola a Franco Ferretti, candidato dei DS alla carica di vice sindaco, candidato anche nella lista del Consiglio Comunale, al quale Minerva sottolineava anche un aspetto che riprendeva anche Visi, insomma. Il nostro paese, al quale, visto che diciamo così, fino a ieri ha ricoperto una carica importante quale segretario generale della Camera del Lavoro, il nostro paese sta attraversando un momento di crisi, di ristagno economico, non solo il nostro paese, in parte anche la provincia di Reggio Emilia, e in effetti i buoni propositi di tutti, anche del governo attuale in carica, sono quelli di rilanciare sulla ricerca, sull'innovazione, sulla sperimentazione, per l'appunto, di nuove competenze. In realtà noi scontiamo una situazione a livello nazionale, come richiamava anche Minerva, in cui la finanziaria pone il blocco delle assunzioni di personale docente e ricercatore, in cui le risorse del governo verso la ricerca e l'università sono diminuite nel corso degli anni, e in cui per la prima volta nella storia di questo paese, nel 2002, gli 85 rettori delle università italiane si erano dimessi simbolicamente per protestare contro i tagli ventilati dal governo. Per cui, in effetti, diciamo, il tema dell'università è un tema centrale non solo per la città di Reggio Emilia, ma anche per il sistema paese. Ecco, alcune volte, più che, diciamo, le dichiarazioni di principio, servono politiche capaci poi di fare fronte a queste dichiarazioni. Come gli enti locali, adesso è chiaro che la discussione è incentrata sull'Università di Reggio Emilia e mi piacerebbe sentire anche Franco Ferretti su questo, però ecco, se riesce anche a velocemente come gli enti locali possono intervenire in questo settore anche attraverso forme di finanziamento e di, per esempio, incentivazione alla nascita di nuove imprese. Ma intanto mi pare ci sia un riconoscimento comune del fatto che la città ha saputo investire mettendo in valore tutte le proprie forze, dal tessuto economico, sociale, istituzionale, per dar vita a questa esperienza. Oggi c'è un interrogativo, lo poneva Baldi, che dice siamo arrivati a 4.000, abbiamo raggiunto una prima fase, poi Bisi non è preoccupato che arriviamo rapidamente anche alla seconda, però Baldi dice è venuta meno una tensione per raggiungere la seconda fase degli 8.000, poi sappiamo che non è un dato quantitativo ma qualitativo, e qui il punto è: una città che continua a investire, che può continuare ad investire mettendo in valore tutte le proprie forze, in una fase che non è più quella degli anni che ci hanno portato a questo investimento. Adesso pesa anche su di noi un quadro economico che ha portato il governo a disinvestire sull'università, il blocco delle assunzioni, ma anche a disinvestire sul valore che deve avere il sistema universitario italiano. Da sindacalista noi abbiamo valorizzato il fatto che siamo riusciti alcuni mesi fa a realizzare un accordo con Confindustria, CGIL e CISL UIL, che richiama anche il governo a fare la sua parte per confermare gli impegni previsti dalla conferenza di Lisbona, perché anche l'Italia recuperi sui parametri di investimento in ricerca e di innovazione, che come sappiamo devono raggiungere a livello europeo il 3% nel 2010, e abbiamo un paese che è allo 0,7-0,8 e fa la linea di coda tra i paesi più sviluppati. Da allora quell'accordo, che è servito anche a dimostrare che la CGIL non è vero che non faceva accordi, faceva un accordo importante perché riconosceva che questo era il punto. Non ha trovato il sostegno necessario ancora da parte del governo,
Adesso, nelle ultime settimane, c'è un riconoscimento unanime che siamo dentro una crisi, l'ha detto, drammatica, l'ha detto il presidente, il nuovo presidente di Confindustria Montezemolo, l'ha detto il governatore della Banca d'Italia. Il punto quindi è questo: noi rischiamo veramente di non avere la stessa tensione sulla seconda fase, perché c'è il rischio manchino le risorse per realizzare la seconda fase. E quindi quello sforzo che ci ha permesso di realizzare l'università, i risultati che sono stati richiamati, rischiamo di vederli sacrificati se non c'è una svolta nel Paese. Ed è questo il punto anche di questa campagna elettorale, che è molto presente nel rapporto con la gente, insomma. Qui parliamo di università, di risorse che sarebbero necessarie da investire in ricerca, innovazione. C'è il tema della gente che non arriva alla fine del mese, per esempio, no? E quindi noi anche in un dibattito di questo tipo, nel rivendicare la tensione necessaria per affrontare una fase che diventa decisiva per fare il salto che deve, può fare questa università, dobbiamo avere presente questo dato. Io credo poi ci siano alcuni elementi da considerare, per esempio il fatto che ci sia questo legame col sistema imprenditoriale, che non deve essere un legame dipendente, mi pare che Baldi volesse dire questo. L'università deve avere la forza, l'autonomia per proporsi secondo un modello dell'esperienza che nelle varie realtà ha realizzato anche nel rapporto col sistema imprenditoriale, ma non deve legarsi al sistema imprenditoriale in una logica chiusa. Mi pare che sia questo il ragionamento che tu proponevi. C'è il rischio di una dimensione autarchica che non fa fare passi avanti al sistema universitario per la capacità e la forza che deve mettere in campo, così come il sistema economico, che se non si apre una dimensione più larga. Questo è un altro dei temi, e questo dipenderà molto dal rapporto tra università e dalla capacità anche di, a partire dai punti di valore che abbiamo, attrarre forze. Ecco, sull'attrarre forze io pongo una domanda, un interrogativo. In una città che ha raggiunto i 40.000 immigrati provenienti dai 100 paesi del mondo, che sono nella maggioranza a bassa scolarizzazione, ma abbiamo anche migliaia di casi di giovani che sono venuti qui per lavorare, che hanno un bagaglio di esperienze dai loro paesi di ragguardevole. Tanti hanno fatto anche l'università, poi l'hanno interrotta e così via. Io credo che dobbiamo, la forza della nostra città deve essere quella anche di offrire un'opportunità a questi. Bisi diceva, non abbiamo tanto bisogno di nuove facoltà, abbiamo bisogno di qualificare quelle che ci sono, io sono d'accordo, ma la realizzazione della quarta facoltà di scienze porta questi giovani anche, siccome rimarranno qui, hanno investito sul rimanere a Reggio, noi dobbiamo dargli un'opportunità, che non è nel corso italiano, solo per la lingua italiana, è via via continua. Tutti i lavoratori indigeni 10 anni fa in molte aziende della nostra provincia, adesso sono per l'80% lavoratori immigrati. Se vogliamo fare un salto al sistema economico e sociale e così via, noi dobbiamo pensare ad una università che accompagni un percorso di formazione che è lungo degli anni. In questo poi noi abbiamo anche il valore dell'esperienza, dei servizi, di welfare, di assistenza, di sanità, che possono rappresentare un modello, perché abbiamo una capacità che anche questa è di insegnamento e può essere anche questa un'opportunità. Grazie. Benissimo, i tempi stringono, per cui se voi siete d'accordo io vi lascerei dare farei un secondo giro veloce con tutti i presenti e poi chiuderei l'iniziativa.
Prego. Ripartiamo da lei oppure riniziamo come... Riniziamo da Bisi? No, va bene. Altrimenti sai, è sempre un modellino in questo modo. Sarò lapidario. Dunque, io ho detto non c'è problema per le altre facoltà, sono stato frainteso, nel senso che ad esempio la facoltà di scienza e formazione è già stata decisa, dovrebbe partire a settembre, ma anche la quinta, la sesta, ormai hanno vita propria, cioè non è quello il difficile è farle di qualità, secondo me, cioè ce ne sanno delle altre, noi lavoreremo tutti assieme per ampliare l'offerta, per... sul rapporto con le imprese, io sono abbastanza tranquillo, nel senso che io ho frequentato anche dei laboratori di imprese, ho frequentato il laboratorio dell'IBM negli Stati Uniti, ho lavorato là, e per me quando uno va a lavorare in rapporto con l'impresa fa ricerca, cioè affronta dei problemi nuovi. Noi abbiamo parecchi rapporti con l'impresa, si fa ricerca, e lì va bene, cioè la ricerca è il nostro mestiere, si fa ricerca assieme su prodotti nuovi, e ci saranno delle ricadute applicative che l'impresa che ha cofinanziato la ricerca può utilizzare, e ci sono delle ricadute di conoscenze scientifiche che noi utilizziamo come fa parte del nostro mestiere. C'è una collaborazione fra pari, nessuno dei professori, parlo della facoltà di ingegneria ma anche degli altri, si sogna di fare un rapporto con l'impresa in termini di un servizio banale. Noi facciamo ricerca su cose non note, cioè su cose che non si riescono a fare. Non si fa un servizio, al servizio ci sono delle altre uffici e delle altre strutture che magari fanno queste cose. Quindi un rapporto da pari che funziona serve molto all'università, perché giustamente l'università ha sempre il pericolo di essere torre d'avorio, incomunicante, dove autoreferenziare, invece i rapporti con l'impresa come con la città è un modo anche un po' per capire meglio quello che si sta facendo. Però il problema è la ricerca vuol dire cose nuove, mai fatte, essere sull'onda, sulla frontiera. L'ultimissima cosa è sulla questione degli immigrati, la problematica è molto vasta, non è in realtà mai stata forse affrontata veramente. Quello che io so è che nei quelli che si chiamano i paesi dell'est, le migliori università americane in tutti hanno messo delle sedi distaccate che fanno reclutamento di docenti, di studenti, quindi c'è una cultura di base fantastica, ed è un peccato di lasciarla così sciogliere, oppure che vada tutta varchi l'Atlantico, solo questo. Noi come Italia abbiamo fatto pochissimo, molti paesi d'Europa hanno fatto molto, però c'è spazio per fare, basta lavorare, cioè richiamare queste persone importanti. E noi ci stiamo attrezzando anche per questo, cioè noi stiamo lavorando per la laurea, i corsi part time, cioè ad esempio fare una laurea triennale senza, pagando meno tasse, cioè tutto organizzato in 6 anni invece che 3, che è molto più compatibile con un impegno lavorativo di tipo leggero. Dobbiamo assolutamente andare incontro a queste esigenze che non sono ancora ben quantificate, ma sappiamo che esistono. Ma io avrei così due considerazioni, due auspici. Uno interno al contesto universitario di Modena e Reggio, che è relativo alla imminente discussione che gli organi dell'università affronteranno sul tema del nuovo statuto, dello statuto a rete di sedi, no? L'auspicio appunto è che il nuovo statuto possa contenere quegli strumenti di dialogo, no, tra città ed università che sono stati evidenziati anche più volte e che sono sicuramente strumenti di raccordo utili ed importanti. Il secondo auspicio è relativo alle linee che una volta uscita dalle secche attuali la Fondazione Cassa di Risparmio di Reggio Emilia vorrà adottare appunto nei confronti dell'università, e che a mio parere potrebbero efficacemente andare in due direzioni. La prima sicuramente nel rinnovare e
ulteriormente incrementare l'impegno che ha già visto la Fondazione come protagonista, come coprotagonista negli scorsi anni per il sostegno finanziario allo sviluppo del polo reggiano. E il secondo auspicio è quello di sostenere questa volta in modo più deciso e più incisivo la ricerca condotta dall'università e condotta dall'università di concerto tra università e imprese, come dicevo, con maggior decisione e con minor polverizzazione di interventi di quanto non si sia verificato negli anni passati. E con questi due auspici che passo la palla. Sì, questa palla che si rimbalza. Allora, io sottolineerei molto velocemente in questo break il fatto che molti spunti interessanti sono stati offerti in questa discussione, ma ultimamente sta emergendo questa idea di ricerca come rapporto tra università e impresa. Ora vorrei un po' cercare di far deviare l'idea della ricerca esclusivamente dal rapporto tra università e impresa. La ricerca è e può essere e deve essere anche ricerca di base o ricerca su temi non immediatamente applicabili allo sviluppo industriale, alla produzione, al sistema dell'impresa, al sistema produttivo. L'università ha, anche per essere minimalisti, ma forse soprattutto questo ruolo di guida verso i grossi temi della ricerca. Poi ha anche il tema della ricerca finalizzata al rapporto con l'impresa, al rapporto col mondo produttivo. Questi due sistemi, ricerca di base, ricerca tra virgolette applicata, giusto per dargli delle etichette, ma non è quella giusta, devono equilibrarsi, certamente devono essere aperti l'uno rispetto all'altro, ma non finalizziamo esclusivamente la ricerca su questo tema. Un altro tema molto interessante lo ha sollevato Ferretti. L'università può essere o deve essere un sistema capace di offrire formazione anche a ceti che sono attualmente lontani dalla formazione. Bene, questo è un tema fondamentale, molto importante, su cui questa università di Reggio sta sperimentando da alcuni anni sistemi di formazione a distanza ed è una delle realtà in Italia più vicine. Certamente lo sta facendo attualmente su segmenti di mercato molto più avanzati rispetto a quelli che sollecitava Ferretti. Però c'è l'attenzione verso segmenti formativi che non siano quegli standard dello studente che va all'università per conseguire la laurea, ma il tema della formazione continua, il tema della formazione e di ritorno dei lavoratori, quindi aperto anche al tema dei ceti che si aggregano a questa realtà sociale, sono molto vicini, sono molto presenti proprio in questa università. Questo è un altro tema del rapporto tra università e città che può essere sviluppato. Io volevo affrontare due temi in un minuto, se riesco. Cioè, uno era che, secondo me, per dare un contributo alla città, quindi vedere appena un po' più in là, non è solo un problema solo di far diventare città universitaria, essere città entra in un circuito un po' più grande. In un circuito più grande, e questo vi può contribuire benissimo all'università. Quindi sono d'accordo con chi dice il professor Bisi, circuito vuol dire collegarsi con alcuni paesi che apparentemente hanno dei grandi problemi di sviluppo, però per fortuna, parlo dei paesi dell'est in particolare, hanno nel passato formato giovani di grande valore e qui noi dobbiamo qualche argomento averlo. E l'altro è, che abbiamo visto nel nostro programma, un circuito di città europee medie come Reggio Emilia, da formare insieme un consorzio con il quale far circolare non solo degli incontri per fare delle cene o per confrontarsi sui vari costi o strutture che si hanno, ma far circolare anche un circuito culturale e quindi universitario per poterci aiutare insieme. Cioè, noi dobbiamo costruire anche l'Europa insieme. L'Europa la costruiamo se insieme la governiamo attraverso città medie europee che abbiano caratteristiche simili a Reggio Emilia.
Italia e in questo tipo di circuito che non abbiamo proprio previsto espressamente nel programma, non in alternativa ma comunque un po' più valido di alcuni gemellaggi che facciamo così a caso nel mondo, alla fine vuol dire ha un ruolo importantissimo nell'università. Quindi quando parlavamo di sedi, bisogna che l'università faccia un salto ulteriore con lo statuto per creare una sede a Reggio Emilia che abbia una sua struttura vera, Moratti o no, che si voglia, perché noi vorremmo come città, con l'orgoglio città, costruire un certo tipo di circuito che non può essere mediato con autorità che è a Modena o altrove o a Roma, vogliamo mediarlo con le strutture che sono a Reggio Emilia, e quindi le Reggio Emilia devono rafforzarsi perché insieme con noi collabora per creare questa rete europea che noi abbiamo il progetto di fare. Questo è un primo punto. Il secondo, e vi parlo un attimo di ricerca. Grazie all'università, allora era Bologna, ma poi dopo venne ereditato da Modena, voi sapete che noi facciamo un laboratorio che attualmente è stato entrato in Reggio Innovazione, che aveva fatto una cosa importantissima, che è sfuggita a Reggio e quindi il limite della nostra città, non dell'università. Era questa piccola macchina che permetteva di monitorare i famosi pali che trasmettono in giro, e sui quali si dice che creino o meno dei guai alla salute umana. Noi abbiamo previsto due cose. Uno, questa macchinetta applicata ad ogni palo che permetteva in continuo di monitorare le emissioni che emettono questi pali attraverso un collegamento col centro che era a disposizione presso il laboratorio. E l'altra, di portare avanti insieme all'ospedale una ricerca per vedere se nell'area c'erano delle malattie spesso di natura oncologica che potessero eventualmente creare problemi, perché è una ricerca che nessuno al mondo faceva. Ne parlammo con Veronesi, ne parlammo col centro di New York, è stato possibile, non abbiamo trovato una istituzione pubblica disponibile a portare a termine questo progetto. Ne parlammo in provincia, ne parlammo in comune, sarebbe stato per Reggio Emilia un punto di eccellenza, perché tutta la provincia sarebbe stata monitorata col costo non a carico delle strutture pubbliche, a carico di chi mette quei pali, orbene. Ma in Porto a Torino su un'idea che è nata a Reggio Emilia col professor Montanari, e purtroppo a Reggio Emilia c'è solo qualche piccola iniziativa. Cioè, quando si parlava di legame di istituzioni, che l'università è un'istituzione insieme, vuol dire che quando esce un'idea buona, sto parlando dell'università, bisogna che l'istituzione, quando non costa nulla, sia tempestiva nel dare sviluppo. Allora si forma una sinergia per cui l'università è stimolata a far di più. Ecco perché dormono anche l'università, sia ben chiaro. E d'altra parte le istituzioni vengono valorizzate. Per esempio, su quel progetto l'avessimo fatto in tutta la rete in provincia senza grossi problemi e senza costi, alla fine avremmo valorizzato ulteriormente il laboratorio e quindi la struttura di Reggio Emilia universitaria, e avremmo valorizzato la nostra provincia, tra la prima in Italia, forse tra le prime nel mondo, che cominciamo un pochino a sperimentare qualcosa che attualmente è nebuloso, perché attualmente si hanno delle norme di legge che non sono suffragate da una ricerca scientifica dietro. In quel caso fece la ricerca e poteva permettere agli amministratori pubblici di dare risposte chiare ai propri cittadini, e ai cittadini cominciare a capire se effettivamente questi pali che mettono emissioni che vengono contestate senza suffrago scientifico, senza supporto scientifico vero, per avanti. Ho detto questo esempio perché alla fine, quando esiste questa integrazione, c'è un do-des, c'è uno stimolo ai giovani professori, docenti che vengono, e dall'altro c'è qualcosa di simile. Su questo, sulla ricerca, l'ho detto anche io prima, sulla ricerca c'è una affermazione bravissima, bellissima di Galbraith, che dice che la ricerca non può essere al servizio dell'economia, la ricerca è al servizio della società in generale, e quindi il servizio generale va dall'umanesimo, all'ingegneria, all'agraria, quel che voi volete, ma deve avanzare quello che c'è. Noi questo vorremmo. Grazie. Si parlava della neutralità della scienza e della tecnica, ma in altri periodi non c'era questa, però sugli immigrati apprezzo le cose che si sono fatte e che ci si propone di fare, mi pare però ci sia un tema che si lega, anche visto che parliamo di Europa, ad una prospettiva europea che va incentivate, aiutate, insomma. Credo che un'università come quella di Reggio, che riuscisse a cogliere questa specificità, che è una specificità particolare quella di Reggio, si è parlato prima della Bossi-Fini, noi con un anno di Bossi-Fini a Reggio parliamo ancora in campagna elettorale dei dati
degli immigrati al 31-12-2002, che erano 25.000, il 6%, e di conseguenza la Bossi-Fini, con il legame contratto di lavoro, no? Contratto di soggiorno, in una situazione di crisi, per poter avere un'occasione di lavoro, per poter rimanere e non essere espulsi, in un anno siamo schizzati da 25.000 a 39.000, dal 6 al 9%. Allora, c'è questo dato, c'è la necessità, proprio perché l'Europa si allarga proprio a quei paesi, no? E ne arriveranno altri di quell'area, che hanno anche queste basi che sono riconosciute, che vanno aiutate. Bisogna vedere un sistema di incentivi, bisogna pensare a un sistema di incentivi, di aiuto della comunità economica europea, della regione e così via, che va in quella direzione. Ultimo punto, la seconda fase, che diceva sempre Carlo Baldi, ed è preoccupato, ma credo anch'io che sia una preoccupazione, che io l'ho collocata in un contesto che è di una situazione diversa da quella che ci ha messo nella condizione, intanto per conquistare l'università, ma, e quindi c'era una tensione particolare, ma adesso siamo in una fase di difficoltà, e quindi questa seconda fase bisogna costruirla in un contesto dove tante forze agiscono, a partire dalla soluzione della crisi del contesto nazionale, che è politica. E in questa seconda fase noi dobbiamo dare delle risposte che vanno costruite immediatamente. Il tema degli studenti, quelli che sono già a Reggio, che sono la maggioranza di quelli che vengono fuori, da fuori, e quindi il tema della casa, si può e si deve affrontare anche in questo caso con uno sforzo, un contributo corale degli attori istituzionali, ma anche privati, fatto riferimento anche alla Chiesa. Noi dobbiamo puntare ad avere in città un mercato dell'affitto che va costruito attraverso la disponibilità di alloggi pubblici, di alloggi anche privati, perché i privati non possono pensare sul rapporto con l'università rispetto al sostegno della ricerca e innovazione, ma anche la condizione di chi deve venire, di chi deve vivere, e la disponibilità di immobili che devono essere destinati ad una ristrutturazione finalizzata, quindi privati, pubblici, fondazione, per costruire le condizioni per fare il salto. Ma già adesso nella prima fase c'è chi ha bisogno di questa risposta, e la risposta non è sufficiente. Grazie. Bene, chiudiamo qui questa nostra iniziativa. Vorrei fare una breve riflessione. Anch'io concordo nell'immagine di un'università che divenga sempre più accademia. Voi sapete che l'Accademia era quel luogo in Atene in cui Platone si incontrava insieme ai suoi discepoli, chiamiamoli così, certo. E anche io, diciamo, anche noi avremmo questa immagine, che secondo me è venuta fuori anche oggi, cioè quella di una università aperta al confronto, all'analisi critica, in cui prima di tutto, prima di formare ingegneri, agronomi, scienziati della cultura piuttosto che scienziati della comunicazione, sia in grado di formare cittadini del tempo presente, che sappiano confrontarsi con i problemi della propria società in cui si trovano a vivere. Questo è un compito arduo che ha la formazione, soprattutto la formazione universitaria, e credo che essere stati, insomma, tra coloro che si sono impegnati alla realizzazione di questa esperienza, nonostante le mille difficoltà che ancora oggi l'università reggiana, sia un elemento veramente di valore che possiamo, diciamo così, consegnare alla città e alle prossime amministrazioni, agli studenti che insieme a noi, diciamo così, hanno da un certo punto di vista contribuito a realizzare anche questa prima esperienza di telecitofono, che è emanazione della presenza universitaria a Reggio Emilia, per cui è già un segno di vita che indubbiamente l'università ha dato alla città. Per cui vi ringraziamo della vostra presenza e vi diamo l'appuntamento a mercoledì per quanto riguarda le nostre trasmissioni alle ore 18.30 su un confronto sulla cultura insieme ancora ad altri candidati. Arrivederci e buonasera, grazie a tutti.